Pur Parlé, il video podcast. Le farfalle luminose, come vi è venuta in mente, insomma, questa cosa della danza luminosa? Ditemi un po' come nasce tutta questa situazione, questo progetto. Ciao Gennaro, salutiamo pure chi ci sta guardando. Ciao Gennaro, perché lui voleva dire che si chiama Gennaro, però stiamo creando una situazione un po' particolare. Gennaro è pure lui, io sono Mario. Mi sembrava tipo, cioè, bello e particolare questa dinamica di farsi le farfalle luminose e stanno due maschi qua. Cioè, difatti, se uno ci pensa, farfalle luminose si aspetta comunque donne, in certo sì, senso. Delle donne, noi facciamo le falene luminose più che altro. La farfalla luminosa, passo un po' la palla a Gennaro che più può spiegare nel dettaglio e un po' meglio questa cosa. Allora, diciamo che le farfalle luminose sono alla fine uno spettacolo già presente nel nostro territorio. La nostra idea è stata quella di professionalizzare il tipo di spettacolo, quindi portarlo a un livello superiore, costruire delle ali nuove artigianali, avere un ballo schematizzato, quindi c'è, che sia sempre quello. Abbiamo fatto una sorta di network tra artisti. Siamo quattro persone e tre trampolieri, un giocoliere e vabbè, abbiamo anche tre ballerine, e facciamo in modo tale che ovunque venga fatto lo spettacolo sia sempre lo stesso, quindi stesse musiche, stessi movimenti, però con la libertà di poter scegliere diverse figure in base anche al budget della persona. Diciamo, l'idea è nata appunto proprio per cercare di migliorare quello che già era presente nello spettacolo. Fix your makeup just so. Guess you don't know that you're beautiful. Try on every dress that you own. You were fine in my eyes a half hour ago. And if your mirror won't make it any clearer, wanna let you anche a livello non solo di danza, però questi costumi che vengono indossati rendono un'atmosfera magica, voglio dire. Soprattutto, quindi, c'è bisogno di un percorso. Le ragazze che balleranno hanno un percorso di danza, giusto? Sì, assolutamente sì. Le ragazze che ballano a terra soprattutto hanno una base di danza classica, moderna, contemporanea, un po' di cultura generale della danza. Bene, bene, bene. Quindi, se ho capito bene, il vostro universo è molto più ampio rispetto che al semplice, chiamiamolo semplice, poi semplice non è, spettacolo delle farfalle. Quindi è proprio un'agenzia, vi occupate di animazione, insomma, di tutto l'evento, se ho capito bene. Più che un'agenzia, siamo un'associazione. Network di artisti che collaborano insieme. Siamo più che altro braccia a strappare all'agricoltura che si mettono insieme per creare qualcosa di più. E voi due nello specifico cosa fate? Io faccio il trampoliere, quindi tra le ali luminose nel video promo, diciamo, sono sui trampoli, invece Mario si occupa della giocoleria. La giocoleria, la parte, diciamo, tecnica e scenografica della performance, diciamo, di questo spettacolo. Io ho sempre la sensazione, parlando appunto di lavori artistici, perché questo comunque è un lavoro molto artistico, no? Ho sempre la sensazione che questa tipologia di lavoro possa essere un qualcosa di tramandato, ecco. Sicuramente non è tramandato. Ah, ok. Okay. Di base, diciamo, Gennaro, partendo da quella componente di circo,
a quel giusto, cioè è giusto il fatto di tramandarlo, perché se uno pensa al circo andava di famiglia in famiglia, oggi la parola circo, comunque nella performance questa qua, d'artista di strada, circense, anche a circense è un po' abusata come parola, appunto perché il circo viene fatto poi di generazione in generazione. Noi siamo uno step di formazione nuova, la maggior parte viene fatta da autodidatta, quindi ti appassioni ad un'arte, la sviluppi, l'alleni, si conversa con altre persone, si fanno convention sono dei luoghi dove ci si incontra tra giocolieri, tra artisti, tra trampolieri, per diciamo scambiare quello che poi uno ha imparato nel corso degli anni ed evolversi. Quindi noi siamo una sorta di generazione 2.0 del circo, quindi che ha imparato da autodidatta, mentre come dicevi tu, diciamo quelli più del passato vengono da famiglie. Voi effettivamente quindi siete tanti, cioè è un'associazione numerosa? Nell'associazione in sé alla fine siamo quattro persone, poi il resto dei componenti diciamo li scegliamo in base alle esigenze, in base al tipo di evento, a che serve. Diciamo però l'associazione nel particolare è costituita da quattro elementi. Ovviamente, se l'evento richiede più persone, richiede artisti di una certa tipologia, dove noi non possiamo accontentare personalmente, diciamo direttamente, il cliente, andiamo a collaborare con altri artisti molto tranquillamente. Per quanto riguarda il cambio generazionale, invece, c'è anche da considerare una cosa che c'è anche da valutare un aspetto importante degli artisti. Io mi ricordo che ero bambino, ero piccolo e gli artisti, a parte al circo, li vedevo esibirsi in strada. Non mi era mai capitato, almeno penso 20-30 anni fa, di vedere un artista circense a un evento privato, in una villa, un matrimonio, queste cose qua. Diciamo, questa cosa si è evoluta negli ultimi tempi, alla fine. Perciò è nata questa appunto figura di cui parlava Mario 2.0, perché andiamo a lavorare diversamente rispetto a quelli che erano gli spettacoli in strada. Ma diciamo che proprio lo spettacolo di strada, comunque, anch'esso ha avuto una sua evoluzione, se vogliamo, perché adesso parlavo, facevo due chiacchiere con Ferdi, un violinista, e praticamente lui, anche lui, insomma, a lui piace questa cosa di suonare in strada, il pubblico, la vicinanza con il pubblico, sai, queste cose così. Però se ci pensiamo, effettivamente ci sono artisti di strada che la fanno per scelta, insomma, perché gli piace questa tipologia di spettacolo, però è proprio, cioè anche da parte del pubblico la sensazione è diversa. Mi viene in mente, non so, tipo quella, mi sfugge il nome, quello che sta a Wall Street sempre in mutande, che ormai è diventato, ecco, una figura iconica di New York, soprattutto di Wall Street. Cioè, quindi ormai si è riuscito a creare un suo pubblico che balla appositamente per vederlo, quindi è anche interessante. Poi anche dal punto di vista musicale, non so, ad esempio mi viene in mente i Maneskin, ma sicuramente ce ne sono tantissimi, voglio dire, adesso mi vengono in mente loro. Ed Sheeran anche ha iniziato in strada. Ecco, vedi, quindi secondo me per strada c'è il vero talento, perché se tu riesci, ecco, a piacere a quelle persone che sono di passaggio, li riesci a coinvolgere nel tuo spettacolo, significa che secondo me c'è veramente del talento. Altro, poi Sono vabbè, d'accordo. diciamo che ai tempi dei social, YouTube, eccetera, è un altro canale che comunque può essere percorribile, però l'approccio col pubblico, secondo me, è quello da strada, che è quello forte, no? Secondo me sono due lavori nettamente separati. Signora, non sei mago. Fai? Le scimità.
farsi la prova? Negli eventi devi avere una certa tipologia di spettacolo, una certa tipologia, devi lavorare su determinate cose. In strada, diciamo, quello che tu chiami talento forse è più dovuto all'improvvisazione in sé, nel senso che oramai è difficile coinvolgere un bambino, perché appunto la generazione è cambiata, togliergli la testa da sopra un cellulare è diventato veramente complicato. Quindi, mentre casomai in strada devi fare attenzione a quello, cioè a coinvolgere un certo numero di persone, tu sai che all'evento aspettano te, quindi su quello su cui devi lavorare non è più che altro l'improvvisazione, ma tanto quanto la realizzazione dello spettacolo. Il coinvolgere le persone. Il coinvolgere le persone, che loro ti stanno aspettando, quindi più che coinvolgerlo devi dare il miglior risultato possibile. Allora, parlando del settore, io mi occupo principalmente di matrimoni, no? Il mio, insomma, core business è questo qua. E, voi che esperienze vi sentite di raccontare, appunto, ecco, per quanto riguarda la realizzazione di uno spettacolo per evento? Cosa consigliereste, insomma, a chi vuole sposarsi? Se per intrattenere, insomma, le persone durante la cerimonia, e come poi lo fareste? Secondo me la prima cosa da capire è che stile di matrimonio uno vuole avere, cioè nel senso c'è chi comunque preferisce una cosa un po' più chic, chi predilige il divertimento inteso come anche coinvolgimento. Però penso che la chiave unica su cui comunque predisporre un matrimonio, una parte artistica di un matrimonio, sia quello comunque dell'emozione, quindi capire il tema e poi trovare l'emozione giusta da utilizzare. Allora, per esempio, uno vuole fare una cosa molto divertente e coinvolgente, calare tutte le componenti artistiche che siano, ad esempio, come facciamo anche noi, trampolini, giocolieri all'accoglienza in un mood più simpatico, quindi anche vestiti colorati, perché ciò che rende anche il tutto, tra virgolette, diciamo, perfetto, è la cura dei dettagli. Quindi è l'artista all'accoglienza, un buon fotografo, videomaker, l'allestimento, tutto deve essere curato affinché anche l'invitato entri in una sorta di mood per rendere la cosa proprio precisa e coinvolgente, che sia da un punto di vista del più chic o divertente, è tutto il mood ormai che entra, che diventa fondamentale. Se tu entri in una situazione che è curata e ti fa quasi arrivare il tuo stato d'animo a quella sensazione lì, è meglio. Quindi io partirei proprio come step, direi, che tipologia ti piace. Quindi facciamo un esempio più chic, allora parto un allestimento magari sul bianco e rosa fatto in una certa maniera. Gli artisti che hanno poi quel mood lì, perché noi per esempio ci riusciamo ad adeguare alla tipologia degli invitati, degli sposi. Se loro vogliono qualcosa di più coinvolgente, possiamo essere più coinvolgenti. Se vogliono qualcosa che venga visto e non vada a invadere gli invitati, possiamo farlo. E per quanto ci riguarda, ci abbiamo grosso modo i due momenti più importanti, che sono quello là all'inizio, quindi il benvenuto per gli invitati, e il finale sulla torta. Generalmente quello di cui stiamo parlando adesso, delle farfalle luminose, viene svolto nel finale. Noi lo preferiamo un po' prima del taglio della torta per creare quell'effetto quasi di spettacolo sulla torta, perché per esempio la torta è un momento magico in sé, perché è la chiusura di questo tuo giorno meraviglioso, seguita generalmente dai fuochi. Con l'accompagnamento precedente a questo taglio delle farfalle luminose si può creare tutto un percorso che ti porta a rendere veramente unico è meraviglioso questo momento. Quindi tipo farfalle luminose, noi mettiamo tutte musiche generalmente emozionali, anche con un ballo finale con gli sposi che li porta magari anche ad avvicinarsi, a creare quella sensazione. Perdonami, ma le farfalle, insomma, le danzatrici, quante ne sono?
Sì, può variare. Noi Ok. tendiamo a farne da un minimo di due, che rende un po' una tipologia, cioè, da un minimo di comunque di scenografia ed effetto, ad un massimo anche di 7-8 elementi, a seconda Ok. appunto del budget e della scelta. Una formazione già onesta, cioè nel senso che prevede tutte le tipologie di esercizio poi tecnico di questa performance, è quella a tre con un trampoliere, un giocoliere e una ballerina, in modo da mixare bene tutte le componenti. Questa performance poi può portare, come stavo dicendo, al taglio della torta e poi al finale con i fuochi. Parlando di intrattenimento, mi è venuto in mente un'altra cosa, no? Allora, praticamente entrammo in questo ristorante, appunto sempre si celebrava un matrimonio, e c'era questa figura che era travestita da cameriere. Però ti spiego, cioè questa figura travestita da cameriere, cioè tu lo prendevi per cameriere, perché era proprio, effettivamente ti portava anche i piatti a tavola, insomma, è Cameriere come se compito. stesse lì per lavorare. Però ecco, ti prendeva un po' in giro, si faceva cadere i piatti dalle mani. Allora c'era questa figura che tu non riuscivi a capire se effettivamente faceva parte dello staff, o se ti prendesse in giro per gioco, oppure se era proprio un attore. Poi alla fine della serata, ecco, ci fu questa cosa che lì svelò che ecco, faceva parte dell'animazione. Però Cameriere fino, là. credimi, fino al taglio della torta. Cioè, avevi sempre quel dubbio perché lo vedevi lavorare insieme agli altri camerieri, ma nel frattempo riusciva comunque ad intrattenerti, ma prendeva anche in giro delle persone. A volte uno poteva, cioè io pensavo magari potesse essere anche un carattere, sai, un po' più spigliato, però guarda, questa cosa mi è rimasta. Stato molto bravo allora, perché cioè, quanto più il cameriere pazzo, diciamo che questa figura che si Ah, si sta. chiama Cameriere Pazzo, quindi ha già Cameriere proprio il pazzo, nome. sì. Ah, ok. La bravura nel fare questo tipo di performance, che poi comunque una performance artistica, fare questo cameriere pazzo. Tanto lui è più bravo quanto tu lo scopri tra virgolette dopo, o se lo scopri solo quando Si si rivela. comunica, si rivela. Come hai detto tu, dicevo all'inizio mi sembrava strano, io fino alla fine non ho capito lui se stesse quasi facendo apposta o comunque era in un mood scherzoso, e questo è stato molto bravo, perché questo è il compito. Se tu te ne accorgi o prima o nel durante della sua performance, diciamo, non è stato. Non è stata delle migliori sicuramente. Sì. Parlando un po' di durata degli spettacoli, io suppongo che per ogni tipologia di servizio che venga offerto sia tutto gestito in modo diverso. Quindi, parlando delle farfalle nello specifico, questo spettacolo delle farfalle, quanto durerebbe un'esibizione tipo? Allora, per quanto riguarda lo spettacolo delle farfalle, si tratta di un quarto d'ora di esibizione, con ovviamente lo spettacolo in sé danzato, le foto con le persone, gli sposi e quant'altro. Ovviamente molti pensano, per esempio, un quarto d'ora per tot soldi, però è un discorso sbagliato sempre, così come per lo spettacolo, ad esempio, del fuoco, per tutti i spettacoli che devono essere per forza brevi perché vengono fatti nei momenti del matrimonio dove non si può perdere troppo tempo. Faccio un esempio: le ali luminose sono sulla torta, non si può aspettare un'ora di spettacolo prima della torta, perché per dei semplici motivi. Gli sposi si annoierebbero dopo un tot tempo, gli invitati si annoierebbero. Il tempo può essere un po' nuvoloso e diciamo non hai molto tempo a disposizione prima che venga a piovere, cioè ci sono dei tempi molto ristretti nei matrimoni, soprattutto appunto sulla torta. Diciamo poi, tra virgolette, come accennavamo anche prima, la soglia di attenzione, cavolo, ho visto in questi giorni che la soglia di attenzione è scesa a 30 secondi, cioè la soglia di attenzione media di una persona che non riesce a star focalizzato su una cosa è scesa a 30 secondi, quindi immagino a livello di intrattenimento quanto sia anche difficile intrattenere
in un lasso di tempo relativamente breve. Pensa che comunque addirittura, cioè questi 30 secondi considera una persona un ospite che casomai si è fatto tutto il matrimonio, si è visto 3-4 cantanti, le foto, eccetera, avrà bevuto qualche bicchiere di vino. Pensa a fine torta, cioè prima, qua, sulla torta come sta? E Cioè, poi io quindi penso per anche questo che possiamo dire. salvate il soldato Ryan, penso. Per questo pensiamo a degli spettacoli appariscenti, cioè dove non ci sia troppo bisogno di Di richiamare fare. l'attenzione, ma che venga da sé, cioè le ali si fanno guardare da sole, il fuoco prima della torta si fa guardare da solo. Sono quelle cose che devono durare poco e devono scaturire una forte emozione con tutta la stanchezza che hai addosso della Anche giornata. perché, diciamoci la verità, meglio poco ma buono che Esatto. tanto è Quello è il discorso fumo, di se un premio di vogliamo. emozione, cioè dico, emozionare qualcuno, l'essere umano ormai non è più l'emozione in 2 ore, no, questa cosa appunto che dicevi pure tu Gennaro, cioè che è diventato un mondo molto veloce, quindi anche l'emozione può essere concentrata, però l'importante è ciò che arriva all'animo, non su quanto tempo noi stiamo a fare quella cosa, che come immagino ti per esempio con pure le fotografie, pensa alla Certo, fotografia che è certo. uno scatto, un attimo può essere la Sì. cosa poi più che ti arriva di più per degli sposi che rivedono dopo anni, magari è passata una giornata, anni dietro un evento, e una foto, un semplice scatto, una Un semplice semplice frazione momento, di sì. tempo può Poi in essere tanto. realtà, ecco, i tempi come sono quelli che sono, appunto sono sempre frenetici, quindi tu devi riuscire in un certo senso a fare un lavoro psicologico a monte, dove comunque anche tu devi essere preparato per affrontare l'evento, devi sapere che hai poco tempo a disposizione e in quel poco tempo che hai a disposizione devi dare il meglio di te. Quindi, insomma, il cerchio si chiude che è uguale sostanzialmente. Pensa che comunque, mo che sia uno spettacolo, che siano delle foto, comunque tu starai a contatto con tante persone ti vedranno. Al di là del tuo lavoro ci sarà anche il commento degli invitati. Quindi, nel mio punto di vista, cioè, per quello che mi può riguardare, ad esempio, no? Banalmente, se dopo il rito religioso fatto in chiesa dobbiamo andare a fare, sai, le foto in esterno, se io lì mi intrattengo 4 ore, gli invitati, appena arriviamo al ristorante, sono lì con i fucili che ci vogliono ammazzare. Quindi ecco, magari quelle 4 ore Prima. non ci stanno, non li devi fare sempre in tipo 20 minuti, mezz'ora, perché tu devi curare anche tutto l'altro aspetto del matrimonio. Quindi Infatti, questa è il la. modo oggi per come è arrivata anche la qualità di un evento sarebbe creare proprio una sinergia totale tra i vari operatori, dall'impianto, dalla formazione artistica, al fotografo, al catering, al cibo. Perché se tutto è coordinato nel modo giusto, esce un matrimonio davvero bello. Ma se alcune parti sono scollegate, come appunto dicevi, un fotografo che si prende più tempo, già le persone arrivano, Stressate, stanno stressate. senza voglia. Tu fare un buffet alle 4 del pomeriggio, purtroppo puoi fare quello che vuoi, hai già compromesso l'andamento del matrimonio. Allora, la collaborazione è fondamentale più della riuscita del servizio. Perché? Allora, io per abitudine, mi piace socializzare e quindi non ho problemi di alcun tipo, semplicemente magari se ci trovassimo a lavorare insieme, ci si parla, ci si organizza in modo molto tranquillo, ma questo perché c'è sempre una certa professionalità e un certo educazione, perché poi alla fine è anche educazione, questa è Bravissimo, anche hai detto una grande educazione. cosa. Quindi quando si arriva sul posto, musicisti, fotografi, in genere siamo tutti lì, siamo sulla stessa barca, tutti dobbiamo lavorare e tutti dobbiamo fare bella figura. Quindi lavorare in sinergia è una cosa che giova a tutti, quindi questa è una cosa basilare. Ragazzi, voi dove vi trovate? Avete insomma un luogo fisico o insomma lavorate sui social? Come avviene il contatto con voi? Noi diciamo, siamo noi quattro di varie parti della Campania,
adesso con io e la mia compagna Giovanna siamo a Santa Maria Vico, Gennaro è di Pontecagnano, Assunta sta a Mugnano, quindi stiamo un po' dislocati In tutta la campagna. in tutta la Campania, così. Poi dai social abbiamo comunque un ufficio qui in casa dove possiamo comunque ospitare i clienti. Va bene, va bene. Ragazzi, io direi siamo arrivati alla fine. La mezz'oretta è bella che è andata. Io vi saluto e spero che tutto possa Sempre terminare per vederci tutti insieme a lavorare. per il fatto del tempo, 30 minuti, stiamo proprio al limite. No, Va allora, bene ho creato questa situazione perché non voglio avere limiti. Cioè, questo deve essere un angolo, non dico di cazzeggio, però deve essere un angolo dove uno si può prendere tutto il tempo perché tanto internet sta qua. Cioè, La puntata è caricata, chi vuole se la vede. Esatto. ascolta. Nel senso che non voglio crearmi limiti di tempo, eccetera. Se per fare una chiacchierata c'è bisogno di un'ora, ci abbiamo un'ora. Se ci vuole mezz'ora, ci vuole mezz'ora. Se ci vuole 20 minuti, ci vuole 20 minuti. Fine. Basta che sia interessante. Questa è la mission principale. Questa è la cosa. Gennaro, Va niente, bene. noi ti ringraziamo, sei stato Grazie. gentilissimo e ci ha fatto tanto piacere partecipare a questo podcast. E speriamo veramente di beccarci quanto prima possibile su qualche evento. Ciao ragazzi! Ciao!